sono cominciati questa mattina i lavori di asfaltatura in via Fratelli di Dio, inseriti nel piano asfalti del 2018 per circa 2 settimane, quindi la via sarà chiusa al traffico. Sì, perfettamente, questa mattina è iniziati i lavori di fresatura, a metà settimana andremo a fare i lavori per mettere in quota i chiusini, settimana prossima verrà invece steso il tappetino. Questo andrà a terminare il piano del progetto asfalti 2018 e a metà maggio potremo iniziare col piano progetto asfalti 2019, che comprende vie molto importanti per Romegna, tra cui la via Comoli e la via del Fossalone. Quanto è stato investito dall'amministrazione Marchioni, per l'asfaltatura? L'amministrazione Marchioni nei primi 3 anni ha messo a bilancio 800.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade, perciò un grosso investimento che andrà a completarsi anche nei futuri 2 anni con altri 500.000 euro. Cosa cambia per la viabilità adesso qui con la chiusura di via Fratelli di Dio? Facciamo un po' di vademecum per gli automobilisti. Vademecum è il discorso che in centro non si può arrivare dalla via Fratelli di Dio, bisogna prendere delle strade alternative o prendere la famosa strada, quella del Crocione, via De Angeli, per arrivare verso la piazza Beltrami, o utilizzare le strade della località Verta, Madonna del Popolo. Mentre per chi arriva dal centro? Per chi arriva dal centro, lo stesso discorso, o voltare verso la via Pacinotti, Madonna del Popolo, e fare la strada Verta e Brughiera per andare verso Cusinallo, o utilizzare o arrivare in via De Amicis al semaforo, poter andare solo in piazza Beltrami, poi andare al Crocione e poi recarsi verso Cusinallo. Tempi di conclusione di questo intervento? Come detto precedentemente, qui stiamo adesso, maltempo anche permettendo, 15 giorni lavorativi.